Il Casalasco sceglie la continuità e gioca un doppio tris. Ottengono infatti la fiducia dei cittadini per il loro terzo mandato sia Pier Guido Asinari, sindaco di San Giovanni in Croce, sia Dino Maglia, primo cittadino riconfermato a San Martino del Lago. Asinari correva da solo e lottava contro un doppio quorum, quello strutturale del 40%, è stato superato già alle 23 di domenica. Alla fine l'affluenza è stata del 52%, dunque anche col vecchio quorum il voto sarebbe stato valido. Quello funzionale ha visto invece un plebiscito rispetto al voto di protesta. Asinari, che si porta in consiglio comunale tutti e 10 i candidati consiglieri, ha vinto con l'86% dei voti validi. Il voto cosiddetto di protesta è stato confinato in una percentuale molto bassa, il quorum è stato raggiunto con largo anticipo, abbiamo addirittura superato il quorum, quello poi ufficiale del 50%, quindi sono molto soddisfatto, i cittadini hanno risposto, il paese è con noi, come ho detto prima, e noi dobbiamo ovviamente nei prossimi 5 anni ricambiare tutto questo affetto e tutta questa gratitudine che ci hanno dimostrato. Maglia l'ha invece spuntata in modo abbastanza netto a San Martino del Lago, 63% sfiorato rispetto al 30% di Gianluigi Magni e al 6% di Thomas Alì, che non entra nemmeno in consiglio per 8 voti dopo una campagna elettorale infuocata. Magni, nell'immediato post-elezione, ha promesso collaborazione con i suoi 3 seggi di minoranza, tenendo fede al nome della lista che è appunto Unione Collaborazione, e Maglia, da sindaco, fa altrettanto con 7 consiglieri di maggioranza, dopo aver avvisato, pochi minuti dopo l'elezione, la moglie. Vuol dire che gli elettori hanno considerato il mio lavoro di 10 anni valido. Devo ringraziare i miei consiglieri perché mi hanno sempre sostenuto, dato una mano. Comunque la mia amministrazione apre le porte anche alla minoranza, perché noi dobbiamo lavorare non per il paese, non per noi stessi, ma per il paese, per migliorare, e saranno accettati tutti i suggerimenti. È un risultato che speravo. E non speravo in quello di Maggi, vabbè. In che senso? Ne ha presi tanti, però va bene così.